questa tappa MIPAF di Cervia. Siamo con Daniele Canconi, lui è un piccolo allevatore, forse nascerà tra poco un allevamento, il tuo allevamento. Speriamo. Però sono anni che tu stai montando puledri e l'anno scorso hai portato quattro cavalli alla Nacken. Sì. Come sta il nostro allevamento? Allora, il nostro allevamento obiettivamente io credo che stia crescendo a livello di prodotti equestri, anche perché proprio gli allevatori hanno avuto veramente la voglia, dettata dalla loro passione, di creare degli incroci, impegnando veramente tante risorse anche economiche proprio per migliorare i nostri cavalli, e stanno uscendo veramente degli ottimi prodotti, tant'è che li possiamo vedere anche a alti livelli. Iniziano già a esserci dei cavalli italiani sotto la sella di cavalieri importanti in dei concorsi veramente di primo livello, quindi io credo che stiamo facendo veramente un buon lavoro a livello allevatoriale. C'è una linea di sangue che ti piace particolarmente? Sì. Diciamo che legata alle vostre fattrici, alle fattrici, certo, che hai in casa. Io sono molto innamorato della linea di Cornet, infatti ho appena ingravidato una cavalla mia, nasce da Lipton Corofino, e l'ho ingravidata con Cornet, che ha già dato un puledro da Tangelo e mi sta dando dei buoni prodotti. Ora vediamo poi quando sarà il momento di metterli in attività, però tutta la linea Cornet io impazzisco. Senti, parliamo invece di questo momento dell'allevamento italiano, che si ritrova spaccato in due, si ritrova con un campionato organizzato dalla federazione e un campionato organizzato dal ministero. Cosa ne pensi? Allora, io penso che questo campionato, quindi questo circuito di eccellenza più top, quindi il circuito MIPAF, siano due campionati potenzialmente utili per la crescita dei nostri cavalli. Credo che potrebbero però migliorare un po' la gestione e l'organizzazione di questi due circuiti, rendendoli molto più plasmabili l'uno con l'altro, in modo tale da dare anche la possibilità agli allevatori, proprietari e di conseguenza a noi cavalieri che facciamo poi il lavoro pratico, di avere un'organizzazione più semplice, ma anche degli aiuti economici un pochino più importanti, perché comunque già è uno sport molto costoso. Gli allevatori e i proprietari si stanno impegnando veramente a fondo, e avere degli aiuti in più non sarebbe male. Cioè, come sempre, l'unione fa la forza, fa la vera forza. Sì, esatto. Poi devo essere sincero che comunque fra noi cavalieri c'è abbastanza complicità per tante cose, soprattutto per i cavalli giovani e la crescita. A volte veniamo ascoltati, altre un po' meno, però da qualche parte bisognerà pur cominciare. Si è parlato tanto di circuito di crescita, tu hai sicuramente partecipato alle tappe che dall'inizio dell'anno sono state organizzate. C'è stato veramente questa crescita? Allora, c'è stata la crescita, però secondo me questa crescita deve essere un pochino salvaguardata in base poi agli impegni che uno si prefigge di raggiungere, no? Come potrebbe essere parlando di Lanaken, quindi cercare all'interno di un circuito come il circuito d'eccellenza o il MIPAF per i cavalli italiani una programmazione che renda possibile una preparazione migliore per arrivare poi a un Lanaken e poter veramente combattere a armi pari con tutto il resto del mondo e dell'Europa. Grazie mille, Daniele. Prego, grazie a voi.